110 cantieri in città. Alcune sono opere molto importanti e strategiche per la città di Pescara, così ricorda il sindaco Luigi Albore Mascia. Le principali opere sono intanto, io direi, un'opera strategica che abbiamo illustrato qualche settimana fa, che è quella del ponte Liberato Scioli, quel ponte che di fatto costituirà un'alternativa formidabile da Montesilvano fino alla zona sud di Pescara, che è già ormai in pubblicazione attraverso un bando europeo con un ponte di notevoli milioni di euro. Penso a via Caravaggio, via Ferrari, che sta andando velocemente, forse i cittadini non vedono quel cantiere, non percepiscono giustamente, immediatamente l'importanza di quel cantiere, che noi vogliamo spostare il traffico in gran parte verso ovest, verso l'interno, e decongestionare le nostre arterie, anche puntando su quella filovia che sta marciando al ritmo serrato, che attraverso un collegamento da Montesilvano a Pescara in via di sviluppo costituirà un'alternativa pubblica di viabilità rispetto al tradizionale uso degli autoveicoli. 110 cantieri, che sono anche risultato di lunghe procedure, obbligatoriamente da rispettare. Bisogna anche fare informazione e dire ai cittadini che le procedure per arrivare all'appalto dei lavori pubblici sono procedure molto articolate, che prevedono varie fasi di progettazione, che prevedono bandi, che prevedono verifiche poi sulle imprese che si aggiudicano questi appalti, e finalmente poi i cittadini possono vedere le transenne e vedere i lavori realizzati. Noi vogliamo dare un colpo di rene, una risposta energica a una informazione che non è molto corretta evidentemente nel riportare le cose, o una disinformazione che la nostra opposizione fa in maniera pervicace, rendendo noto e facendo toccare con mano alla stampa e quindi ai cittadini, attraverso il prezioso lavoro che voi effettuate, che a Pescara ci sono 110 cantieri.